Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è dedicato alla recensione del monitor della LG, il 27UD69, un monitor IPS 4K, quindi un monitor modernissimo di cui ho avuto il piacere di provarlo. Poi vi racconterò magari in un prossimo video tutta la storia anche del monitor LG, che era appunto il sostituto del monitor, dell'altro monitor che avevo ricevuto in regalo, che non funzionava bene, quindi l'avevo sostituito con questo monitor. Poi ho mandato indietro anche questo. Il monitor era bellissimo. Super, super definizione delle immagini, colori spettacolari, però faceva a pugni con la mia scheda video, quindi l'ho mandato indietro. Questo, come vi ho detto, è la recensione di questo monitor, che magari potrà tornare utile. Spero che possa tornare utile a qualcuno. E adesso vi lascio appunto al video recensione del monitor della LG. Ed ecco qua, questo è il monitor della LG. Qua sulla scatola è arrivato con questo piccolo buco, quindi ha ricevuto qualche botta. Con il cutter cutter, andiamo ad aprire la scatola del nostro LG 27UD69, un Ultra HD. Ed ecco qua, nella scatola, non riesco ad aprirla, nella scatola troviamo qua tutto l'occorrente, quindi troviamo la base del monitor e i vari cavi. Come vedete, qua ci sono i vari fogli con. Questo è il piede del monitor, quindi la base, questa base fatta a mo' di mezzaluna. Il monitor è bianco, ecco qua. Questa è la base del piede del monitor, chiamiamolo così. Come vedete, è arrivata ben incartata. Il monitor aveva il nastro per chiuderlo, era il nastro originale dell'LG, quindi è nuovo. Qua c'è tutta la cavetteria, ecco qua. Questo è il filo dell'alimentatore. Questo monitor porta un alimentatore esterno, quindi c'ha il cavo di alimentazione. Queste sono le viti. Ecco qua, questa è l'altra parte del cavo di alimentazione. Questo io lo chiamo trasformatore, poi non so in gergo come si dica, io lo chiamo il trasformatore. Questo sarebbe appunto l'alimentatore esterno. I cavi. Questo qua è il fermacavi, si mette dietro alla base del monitor. Cavo HDMI e DisplayPort. Anche questi qua sono sigillati, quindi il monitor è arrivato nuovo. Questi sono i vari libretti, la garanzia, il libretto delle istruzioni. C'è anche la taratura dei colori del monitor. Infatti questo monitor arriva già con la taratura dei colori, quindi non dovete fare pressappoco niente. Questo è il CD con i drive e anche il manuale, se così vogliamo dire, il manuale che va online. E questi sono i cavi che escono da questo monitor. Questo monitor non ha casse integrate, quindi non ha gli speaker, ma appunto ha un jet, una porta, un'uscita audio per attaccare. Questo qua è la calibratura dei colori del monitor, quindi fa vedere il foglio con tutta la calibratura. Io non ci capisco niente, però c'è anche questo foglio. La base del monitor ve l'ho già fatta vedere. Questo è il pezzettino che copre le viti. Questa è l'altra parte del piede del monitor, della base del monitor. E adesso andiamo a tirare
tirare fuori il nostro monitor sperando di non avere brutte sorprese. Non si sa mai, può essere arrivato rotto, ammaccato, perché come avete visto la scatola aveva preso una botta sopra che c'era quel buco. Il monitor è ben imballato nella sua protezione, come vi ho detto tutti i fili erano sigillati, la scatola era chiusa con il suo nastro adesivo originale della LG, quindi non penso che sia un monitor un reso, penso che il monitor sia nuovo. Ecco qua, come potete vedere, come già vi avevo accennato, il monitor è completamente bianco, molto carino devo dire, è tutto sigillato, diciamo, è tutto coperto da questo telo di plastica per non farlo graffiare. Anche questo segno che Amazon ha mandato un monitor nuovo e non un reso, non un monitor ricondizionato, come può capitare. Queste sono le varie porte del monitor: abbiamo una DisplayPort, due HDMI, la porta per attaccare l'alimentatore e quella per l'uscita audio, perché come vi ho detto questo monitor non ha speaker integrati, quindi vanno messe le casse audio esterne. Qua sotto abbiamo il piccolo joystick, se così vogliamo chiamarlo, il pulsantino che ci fa navigare nel menu, quindi per il volume, per il colore, per tutte le impostazioni del monitor. Adesso andiamo a montare la base del monitor. È facilissima, infatti va montata con due piccole semplici viti. Ecco qua, questa è il pezzo di sopra della base del monitor che va messo dietro, attaccato appunto, avvitato con queste due viti che escono già in dotazione. Il monitor in sé devo dire che è molto molto elegante, veramente molto bello questo colore bianco. Come vi ho detto, per mettere la base del monitor è facilissimo, basta avvitare queste due viti, io le stringo con il cacciavite proprio per sicurezza. Una volta avvitate le due viti, andiamo a mettere la base del piede, che io lo chiamo piede del monitor. Andiamo a mettere, questo è il copriviti proprio per l'estetica, e qui sotto andiamo poi ad avvitare la base del monitor, quello che lo fa reggere in piedi, che ha questa vite di sicurezza che si avvita con facilità, si stringe molto facilmente e si svita altrettanto facilmente se vogliamo smontare il monitor. Eccolo qua, come potete vedere queste sono le uscite che ha il monitor, non ha né prese USB né altro, ha solamente una DisplayPort, due HDMI, la presa per dove mettere l'alimentatore e l'uscita per l'audio. Questo è il cavo dell'alimentazione. Questo è il coprifili, infatti i fili spariscono dietro al piede del monitor. Questa è la DisplayPort, anzi no, questa è l'HDMI, ha due entrate HDMI, quindi possiamo attaccare anche un altro computer, un portatile, perché infatti il monitor ha la particolarità di dividersi in due, cioè lo schermo si divide in modo da poter avere due differenti computer, oppure il computer, la PlayStation, eccetera eccetera. Questo è l'alimentatore esterno e lì c'è la porta appunto per l'audio. Non avendo speaker integrati, andremo a mettere un alimentatore esterno. Come potete vedere c'è tutta la plastica, questo è il CD per i drive e per il manuale d'uso, e questa è tutta la cavetteria, tutto quello che esce dalla nostra scatola. Il monitor si può leggermente mettere più avanti o più indietro, non si alza, non gira niente, si sposta solamente un pochino in avanti o indietro. La cornice è molto sottile, è proprio sottilissima, quasi non si nota, vedete, è proprio sottilissima,
è leggermente argentata, praticamente il monitor è bianco, però ha questa cornicetta leggermente argentata sui tre lati, mentre sotto, dove c'è la scritta LG, ha un pochino di cornicetta proprio nera che si amalgama benissimo con il monitor. Come avete visto, ho messo le casse che vi ho fatto vedere la scorsa volta nell'altro video. Queste sono le casse che ho comprato. Ecco qua, come vedete è bellissimo, ha un'immagine molto nitida, il 4K è favoloso, ha una risoluzione veramente carina. Questo è il menu con che si attiva con il bottoncino che sta proprio sotto al monitor, quella specie di bottoncino tipo joystick. Qua ci sono le varie voci del menu, appunto si può cambiare la lingua, si può impostare vari tipi di luminosità, che sono ufficio, cinema, fotografia, e poi l'impostazione standard, che è quella che arriva calibrata. Il menu è molto facile da usare, non c'è bisogno nemmeno del libretto delle istruzioni, perché è molto intuitivo. Questo piccolo joystick, questo piccolo bottoncino che fa da joystick, facilita parecchio la navigazione appunto nel menu del monitor. Come vi ho detto, ha sia una DisplayPort che due HDMI. Io l'ho attaccato con la DisplayPort perché si vede molto meglio il 4K. Sono le varie calibrature, possiamo metterlo più luminoso, meno luminoso, se siamo bravi a smanettare nel menu. Questi sono i colori e la definizione delle immagini. I colori sono bellissimi, infatti questo monitor è un IPS, ha un pannello IPS proprio per la particolarità sia dei colori che la lucentezza, eccetera. Vedete che bei colori. Anche la definizione dell'immagine in 4K devo dire che è veramente stupenda. La cornice sottilissima poi dà quel tocco in più, sembra quasi di... Ed eccoci di nuovo qui, giunti ai saluti finali. Come avete visto dal video recensione sul monitor della LG, è un monitor veramente bellissimo, con dei colori spettacolari, una definizione delle immagini in 4K veramente stupenda, ed è un monitor che secondo me vale la pena acquistare, quindi è un monitor che sicuramente vi consiglio. Spero che la mia recensione vi sia stata utile, vi possa tornare utile magari se state cercando una recensione su questo monitor, magari su YouTube ce ne sono parecchie in inglese, ma in italiano ne ho trovate ben poco, quindi magari spero che la mia recensione casalinga possa tornarvi utile. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!